Buongiorno a tutti. Ma io inizio in una maniera un po' strana, nel senso facendo un qualcosa che noi nel sindacato facciamo poche volte e a volte lo facciamo anche male. Nel 2013, l'uscita dal congresso, la FIM lanciò un progetto FIM Emilia Romagna. Inizierò il mio intervento rendicontando ciò che abbiamo fatto in Emilia Romagna. È stato un percorso abbastanza travagliato. Come sapete, noi usciti dal congresso avevamo anche un dettato di unificazione con la FEMCA. Iniziamo la progettazione con loro, ma poi, come sapete, qualcuno ha cambiato idea e per cui abbiamo ricominciato da capo progettando insieme al FIM nazionale, al Dipartimento Formativo dell'Emilia Romagna e anche con l'aiuto di ADAPT, noi per una parte, ma poi ve lo dirò, stiamo seguendo un corso coprogettato insieme ad ADAPT, su tre linee di intervento. Sulla struttura a tempo pieno, erano quasi 10 anni che in FIM Emilia Romagna non si faceva formazione, e quindi i primi ad andare a scuola siamo stati noi, a partire da me stesso, quindi dal segretario generale. Gli altri due filoni erano rivolti ai delegati, come dire, di prima nomina o anche delegati che non avevano mai effettuato nella loro vita formazione, e il secondo era invece per delegati che avevano nella loro esperienza fatta formazione e soprattutto i cosiddetti delegati leader nelle aziende. In Emilia abbiamo circa 500 delegati, mancano ancora un paio di territori, l'Emilia Centrale, che per chi non lo sa è Modena Reggio Emilia, e Parma Piacenza, ma da settembre anche questi territori partiranno con delle classi appropriate, con la speranza di chiudere entro 3 anni il cerchio, e quindi di mettere in formazione tutti i 500 delegati. Siamo partiti già da un anno, per cui dovremo arrivare alla prossima assemblea organizzativa con questo risultato. Come ci insegnano i formatori, non è che si chiude il cerchio e poi lo si butta, nel senso che la formazione, una volta iniziata, deve avere poi un suo iter proprio. È per questo che ci siamo dotati, noi non ce l'avevamo mai avuto, un formatore regionale che crescerà, perché non ha ancora le competenze come dire, per essere autonomo, crescerà insieme al Dipartimento Formativo sia dell'Emilia Romagna ma anche insieme al Rosario Iaccarino, che saluto, proprio per cercare, come dire, di continuare. Questo progetto ha portato già dei risultati, ve li elenco perché, come dire, inorgogliscono non solo me ma tutta la mia regione. Oggi siamo una FIM regionale più forte, più convinta dei propri mezzi. Basta, non so se le avete viste, ma chi ha vissuto quel giorno è stato, come dire, entusiasmante per noi. Vedere Piazza Santo Stefano a Bologna, che è sempre stata rossa, invece invasa dalle bandiere verdi della FIM durante la vertenza del contratto nazionale, veramente ci ha lasciato, come dire, il segno addosso. Alcuni numeri che sono, come vi dicevo, significativi e che sono il frutto anche di questo progetto, di questa nuova convinzione. Oggi siamo maggioranza assoluta in 50 aziende, solo qualche anno fa in Emilia Romagna era impensabile. Maggioranza assoluta, grazie Alfonso, e in tutti i rinnovi RSU oramai siamo, come dire, ci stiamo avvicinando all'organizzazione di maggioranza che in Emilia Romagna potete immaginare quale sia. Però noi siamo un'organizzazione sana, come veniva detto anche dalla FIM nazionale, dai numeri che Marco dava ieri. Noi in 4 anni siamo cresciuti del 18% come iscritti, siamo passati da poco più di 11.000 quasi a 15.000 iscritti, e farlo in Emilia Romagna, non per fare i piagnoni, ma, come dire, per noi vale doppio. Noi abbiamo lanciato anche una sfida al nostro congresso regionale, lo dico, non vorrei sembrare ridicolo,
ma se l'ambizione della FIM nazionale è quella di essere la prima organizzazione, ebbene noi vogliamo ambire ad essere la prima organizzazione in Emilia-Romagna. Ci vorrà del tempo, probabilmente io e i miei colleghi non lo vedremo, come dire, con i nostri occhi, ma quella deve essere la sana ambizione e ce l'abbiamo tutta. Due cose sul congresso, perché vorrei stare nei 7 minuti. A me, nonostante sia il segretario generale dell'Emilia-Romagna, si sente che non sono nativo dell'Emilia-Romagna. L'apertura che Marco ci ha donato ieri con l'orchestra del Rione Sanità veramente mi ha fatto piangere il cuore, nel senso dalla contentezza. Perché chissà come è difficile quel quartiere, sa anche che però queste sono, come dire, la parte migliore, ma la parte normale, che deve diventare la normalità. Quindi grazie Marco di aver iniziato in questa maniera fantastica e di aver poi portato, e qui ce ne saranno poi delle altre, immagino anche stamattina, come dire, questo cordone ombelicale che vogliamo che ci leghi a tutta la cosiddetta società civile, che poi sono queste organizzazioni appunto di persone normali che fanno che fanno cose straordinarie ma nella normalità dell'essere persone. E vorrei soffermarmi solo su una cosa, ci sarebbero tanti aspetti, in verità due, tanti aspetti dalla relazione di Marco, ma ne voglio sottolineare uno perché è stato anche un filo conduttore anche in Emilia-Romagna, quello di essere un sindacato educatore, di essere un sindacato che dice la verità, quelle scomode. Se noi siamo cresciuti in Emilia-Romagna è perché non abbiamo raccontato favole o favolette durante le ristrutturazioni, ma abbiamo detto la verità. 30 secondi e Giovanni chiudo. Concludi, sì. No, chiudo. Ci stiamo approcciando a un progetto su Industry 4.0 con l'associazione di Confindustria dell'Emilia-Romagna, partendo da un progetto mirato, partendo da una multinazionale precisa su 4 filoni, per uscire un po' dagli slogan della convegnistica, ma per entrare nel merito delle questioni, per produrre delle buone prassi. Chiudo su una, come dire, adesso è uscito, però mi dispiace, ieri ho ascoltato con gioia Ignazio Punzi, che dice che la vera rivoluzione è la mitezza. Devo ringraziare Marco, perché probabilmente ci aveva visto lungo, cioè mi sente, perché in un scritto nostro privato mi aveva definito mite e tenace. Allora io lo ringrazio e gli dico che il sindacalista mite e tenace avanza sempre verso la vittoria. Hasta sempre. Basta, grazie.